cordiale saluto a tutti gli amici di Toscana TV Motori e benvenuti al 27° appuntamento con la nostra trasmissione. Siamo oramai in piena seconda parte della stagione e abbiamo un sommario a dir poco molto molto nutrito. Inizieremo con un servizio sul Reggello Auto Storiche con i protagonisti in studio, con molti dei protagonisti in studio, nomi noti, nomi di cari amici, Barsanti, Pollini e Fognani San Micheli. Altri ospiti a seguire, il presidente del Rally Riviera, Rally Day della Ballestrero e ACI Massa. Ancora protagonisti del campionato Rally Terra, in questo caso, in studio naturalmente, l'equipaggio La Ferla Piazzini, Winner Challenge, due ruote motrici. E a seguire Riccardo ed Eleonora Parri, sono fratello e sorella, vincitori della classe A6 e del gruppo A al Nido dell'Aquila. Non mancherà la nostra rubrica speciale Parliamone con Gianfranco Di Gennaro e Alessandro Bugelli quest'oggi. Per iniziare avremo una risposta relativa ad una mail al problema pubblico, al problema del pubblico per meglio dire, e le speciali annullate. Ancora risultati del Nido dell'Aquila con classifica del Rally Terra, una classifica allungata. Non mancherà fra i temi l'ormai vicino Rally di Roma Capitale, per dirlo in modo completo, Rally di Roma Capitale, con tutti in corsa per il tricolore, tutti naturalmente riferito ai migliori, Andreucci, Scandola, Campedelli, molti iscritti per l'Europeo, dunque con gara, con performance valevole per l'Europeo. Avremo anche un accenno al Rally Elba storico di fine settembre, evento importantissimo, dunque oramai alle porte. Non mancherà un saluto affettuoso per l'amico Paolo Paoli, ufficiale di gara esemplare di ACI Lucca, venuto meno alcuni giorni or sono. Iniziamo con il Reggello storico ed alcuni dei protagonisti. La gara riservata alle auto storiche di questa 10ª edizione del Rally di Reggello Coppa Città dell'Olio ha visto il dominio incontrastato del sammarinese Giuliano Calzolari, affiancato da Costa, pilota tanto veloce quanto spettacolare. Il pilota dell'antica Terra della Libertà, questo lo slogan della mini repubblica intorno al Monte Titano, si è aggiudicato in totale sicurezza, 8 vittorie su 8 speciali disputate, questa gara valida per il TRZ, terza zona, che comprende le regioni di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo. Una vittoria limpida quella di Calzolari, con un dominio avviato dal primo impegno col cronometro del sabato sera, prima dello scroscio che ha consigliato alla direzione gara di annullare la PS per le vetture moderne a causa del folto pubblico presente sull'asfalto alla ricerca di ripari, e continuato domenica con una valida e perentoria prestazione di guida che poco ha lasciato agli altri drivers del settore storico. Posizione d'onore per l'altro sammarinese Graziano Muccioli, in coppia con Luisa Zumelli su Porsche Carrera 911, vincitori anche del secondo raggruppamento. Dopo una partenza a rilento ha risalito la classifica, riuscendo a precedere alla quinta speciale il fiorentino Marco Nuti, regolare alla guida della sua gialla turbo Renault 5 Maxi. Nuti, già vincitore dell'edizione storica 2016 Reggellese, ha cementato la sua posizione sul gradino più basso del podio, controllando gli attacchi di Barsanti Pollini, Ford Escort MK2, quarti ma appagati dal risultato che permette loro di vincere matematicamente il titolo del TRZ terza zona. Quinti e degni di nota i brillanti locali Fognani San Micheli, in grande spolvero sulla 112 Abarth, con la quale hanno regalato passaggi mozzafiato. Sfortuna invece per l'altro atteso locale Alessandro Maraldi, partito male con una pesante penalità per dei problemi meccanici alla sua Porsche con livrea assai riconoscibile. Maraldi e Banchetti hanno segnato buoni tempi nelle singole prove, ma non sono giunti all'arrivo per altri problemi elettrici sopraggiunti verso fine gara. Alessi Cardinale, infine, con la Opel Kadett GSI, si sono aggiudicati il quarto raggruppamento. A conferma che le storiche sono ormai un punto fermo ed irrinunciabile nel panorama rallistico attuale, al Reggello edizione 2017 è stata proposta la gara di regolarità sport, inserita nel trofeo Tosco Emiliano, iniziativa che soddisfa le esigenze dei praticanti di questa specialità in Emilia-Romagna e Toscana,
proponendosi anche a chi abita nelle regioni limitrofe e confinanti. Hanno vinto Pegni Aldrovandi su una Lancia Beta Monte Carlo. E abbiamo iniziato con il rally storico di Reggello ed ora diamo spazio agli ospiti di questo rally, dei nomi importanti, dei nomi di cari amici Barsanti, Pollini, Fognani, San Micheli. Amici toscani, eccoci qua stasera con finalmente dei vincitori, i primi vincitori di un titolo italiano. Si allargano le telecamere e posso presentarvi alla mia sinistra Pier Giorgio Barsanti. Buonasera. Che voi conoscete perché questa sera è qui in versione driver pilota, però di solito era a questo posto quando era in rappresentanza della Abeti Racing, quindi Rally degli Abeti e Lima Betone. Alla mia destra invece il navigatore che siede sul sediolo di destra di Pigi e praticamente l'avvocato Cristian Pollini. Buonasera. Follonichese dal 1976 e senese d'adozione. Così mi sono guadagnato la pagnotta perché l'ho detto. E ci tiene. E ci tiene. Bene, questa sera con una bellissima camicina a pois che abbiamo dissertato ieri per sms, intonata, eccetera. Intonata. Oltretutto juventino sfegatato e basta, lo facciamo così, stop, vero? Verissimo. Senti un po', com'è vincere un titolo qua di fianco al Pigi? È stato bello, molto bello. Ma ti sei accorto che hai vinto un titolo? Sì, sì, ci siamo goduto a Reggello quando c'è stata l'ufficialità della vittoria. È stato bello, in realtà tutte e quattro le gare, io non ero presente alla prima, però poi alla Beti abbiamo fatto un ottimo secondo assoluto, in casa appunto di PG. Poi a Rab uguale, una gara in crescendo, e poi in Reggello c'è stata la ciliegina sulla torta. Una bellissima gara, dai. Senti un po', a Reggello, ti ricordo, è fresca, c'è stato il problema che voi invece con le storiche avete fatto la prima prova, poi invece per le moderne invece è stata annullata. Tu, nella doppia veste di driver e organizzatore, ritieni giusto che per motivi di sicurezza sia stata annullata? Mi fai una domanda un po' cattiva. Dai, perché, allora, sotto un profilo egoistico, a livello di organizzatore, io proprio in particolare che sono presidente, quindi ne rispondo penalmente e civilmente, è chiaro e evidente che se la sicurezza è prima di tutto, no? Ok. Sotto un profilo sportivo sono assolutamente contrario. Se tu vai a leggere che cosa significa rally, la parola rally in inglese, al di là del fatto che significa raduno e che pochi lo sanno, ma c'è proprio chiaramente scritto su Wikipedia, siamo obbligati, ed è una delle motivazioni per cui è nato questo tipo di specialità, quella di superare con le proprie forze qualsiasi tipo e natura di difficoltà. Perfetto. No? E questo chiaramente fa parte dello spirito. Ai nostri tempi non esisteva, no. Quando pioveva, se eri con lo spider scoperto, tiravi fuori l'ombrello. Non c'erano neanche le slick. L'evoluzione è stata, ma come io ho le slick, non so quello da bagnato, esatto, ma esatto. Si parte. Ora, guardare. Siccome io ripeto, non voglio tirarmi l'odio e le critiche dei moderni, che poi sono miei clienti quando vengono a correre, per l'amor di Dio, diciamo che non so se la decisione è partita direttamente dalla direzione gara, su idea del direttore gara e della direzione, o se è partita su sollecitazione da parte dei concorrenti. Non lo so, quindi non sapendolo. Bene, non comunque in ogni caso ben venga sempre la sicurezza. Comunque, noi l'abbiamo fatta, che era un bel pezzo bagnata, e ci siamo anche divertiti, tutto sommato. Ma non è, e avevamo le gomme da asciutto, insomma, quindi. Ed è il vecchio sistema. È così. No, quando ti danno il via, pronti via, bisogna arrivare alla fine. E tira qualche jolly, vero. Infatti. Senti un po', torniamo al discorso storico perché siete qui per questo. Ma come ti è venuto, visto che non è il primo anno che corri con la tua Ford Escort MK2 di gruppo 2, come ti è venuto lì, dopo anni e anni di tanta gavetta, c'è stato un intervallo di stop, poi hai detto adesso vabbè, mi rimetto in gioco e vado con le storiche. Sai, la storica, senza sapere che poi le storiche, finisco la frase, è un movimento che è in crescendo. Sicuramente.
Ma diciamo che la passione è una cosa che secondo me, se uno ha veramente la passione, cioè se la passione è vera come quella che ritengo di avere io, mi ha accompagnato tutta la vita. Io, come già ho detto a queste telecamere, quando ero piccoletto mia mamma, per farmi star buono, mi dava una ventosa di quelle per stasare lavandini e io ci facevo il cambio e poi mi dava un coperchio di una pentola, era lo stesso. Quindi già, voglio dire, da 2 anni, 3 io ho cominciato a essere un po' così, no? E quindi la finale è quella. Poi nel finale ho agganciato una persona, senza voler sviolinare troppo, per me eccezionale, che è Cristian, con cui ho instaurato un rapporto, un feeling che oggi ci consente di andare sempre più forte. Poi lui potrà confermarlo, noi di gara in gara cresciamo e cresciamo sempre in minor tempo, nel senso che ora siamo arrivati che cominciamo a provare la mattina alle 10, alle 5 il pomeriggio dello stesso giorno, abbiamo già fatto note, riscontri, provato, cioè non occorre, basta che lui mi dice destra 4 più vai e io entro e non levo, punto. Se è a sinistra si picchia nel muro, però ormai siamo arrivati a un livello di, infatti, di simbiosi. Sì, di simbiosi, devo dire che io senza se non ci fosse, lui è capace di farmi tirar fuori il meglio che io possa avere. Dunque, tu come l'hai conosciuto il Pigi? Perché tu sei follonichese e lui invece della montagna pistoiese. Io, allora, ti posso dare questo aneddoto. L'ho conosciuto andando a correre al Rally dell'Abeti, perché lui mi ha fatto il nome di un pilota che aveva bisogno di un navigatore. Io facevo molto volentieri quella gara, che appunto la ritengo, non perché... la ritengo una delle gare più belle della Toscana, insieme al Casentino e al Maremma, guarda, te le dico, quelle sono le mie preferite, e quindi non mi parve il vero di andare su, e ci conoscemmo in quell'occasione proprio. Poi dopo... La cosa nasce cosa, sì, a distanza di qualche anno poi mi arriva una telefonata dicendomi che aveva bisogno di un punto di navigatore, si era ricordato che io ero di Siena per fare il Vallate, abbiamo fatto il Vallate e già fu ottima subito la prima gara, quello è vero. Beh, il nostro è un hobby, quindi come tale noi ci comportiamo, un hobby che noi portiamo avanti, a mio avviso, con la massima serietà, ed è un hobby che dentro l'abitacolo ha dato la possibilità di nascere a una, diciamoci pure, a una complicità fra me e Cristian, che voglio arrivare a esasperare, cioè le note le dico io e le scrive lui, ma a volte le scrive lui e le dice lui e le scrivo io. Sì, perché dopo un po' si instaura quel feeling. Ma guarda, che ti dico, sai quante volte lui mi dice: guarda, io lì ci farei così, e io sì, è vero, hai ragione. Ma ti dirò di più: a Rab, in un punto particolare dove è uscito il Pierucci con la Golf, che la poverino l'ha distrutta. Noi, dopo aver rischiato di andare di fuori una volta o due, grazie al suo intervento, alla sua nota, che l'abbiamo calata, siamo passati, abbiamo fatto un tempo bellissimo, senza nessun tipo di problema. Questo è molto importante. Bene, quindi feeling, vi trovate, amicizia, tutto quanto, eccetera. Ora, la domanda più in generale. Perché secondo te, Pier Giorgio, c'è questa rinascita, questa riscoperta, questo amore che sta ricrescendo con le vetture autostoriche? Ma forse perché i rally moderni attualmente stancano con c'è adesso. Ma allora, diciamo che tanto si sta vedendo sempre di più una adesione da parte di giovani anche nelle autostoriche, e questo è significativo, perché chi monta su una storica e riesce a fare qualche cosina di buono, vuol dire che comunque sa sicuramente qualche cosa di più degli altri, perché le auto storiche, come già è stato detto tante volte, non hanno nessun tipo di assistenza, aiuto, eccetera. Quindi quello che fai è farina del tuo sacco e sicuramente ti gratifica maggiormente. Secondo motivo, secondo me c'è un ambiente ancora come posso dire, ancora ai limiti... Usiamo fra virgolette l'aggettivo sano? Sì, ecco, diciamo ancora sano, dove... Forse perché rispecchia la l'idea di pensare a lì come non puoi tempo fa. Certamente anche nelle storiche, soprattutto su certe tipologie di macchine, di categorie,
Tu hai detto prima una frase scherzando, prima fuori trasmissione, vanno più forte ora di allora. Sì, è la verità, è la verità. Basta vedere i tempi che fanno. Certo, le prove sono quelle, le macchine sono quelle. Sicuramente. Se adesso vedi cosa fanno le Delta su certe prove, vedi. Guarda, io ti le gomme non sono quelle. Le gomme, le gomme fanno una grande, diciamo una grande parte. Io ho un dato numerico di raffronto, ne parlavo con Christian tempo addietro sulla prova speciale delle Torri, tempo fatto da me 30 anni fa con la Sierra Cosworth gruppo N, quindi un 2000 turbo, in una gara dove il tempo a cui faccio riferimento era secondo o terzo assoluto dietro a Manfrinato e a un altro, e quest'anno con l'Escort sulla stessa prova abbiamo fatto, se non vado errato, qualcosa come 27 secondi meno, con una macchina che ha 165 cavalli contro la Sierra che all'epoca ne aveva 260-270 perché era un gruppo N. Sono cambiate tante cose, io cosa non lo so, certamente i materiali, certamente le gomme, certamente le esperienze e tutto. Ora, noi abbiamo un team che è fantastico e vorrei, se tu mi permetti, approfittare per ringraziare Leonardo Bertolucci, NDM Tecno, che insieme a Riccardo Baldini hanno lavorato sulla macchina, l'hanno fatta crescere, diciamo che ora l'abbiamo portata veramente, ora la stiamo sfruttando al 95%, credo ci si possa levare ancora poco, quindi la macchina più performante che possa esserci, chiaramente per le possibilità della macchina che è, ma è una macchina veramente affidabile, una macchina veramente bella e competitiva, e poi la loro assistenza, la loro passione, il loro amore per seguirci veramente, perché noi si piange e si ride insieme, e questa è un po' la verità. Certamente le macchine di oggi sono molto performanti, te considera che io non ho fatto i conti esattamente, ma me lo diceva il mio meccanico, me lo diceva Leonardo, che la nostra prestazione è stata grosso modo intorno al 20° tempo delle moderne. Ora, vedi? 20° tempo delle moderne, considera che la nostra macchina ha 165 cavalli, non ha freni a disco dietro ma a tamburo, 4 marce, c'ha la balestra ancora dietro, non c'ha idroguida, non c'è elettronica né niente, ecco, dico che secondo me lo spirito pionieristico dei è una macchina che comunque ti permette di andare ugualmente forte. Comunque, questa è la realtà. Dunque, a te invece faccio la domanda che lui, essendo sempre prolisso, ha parlato sinora. Quest'anno avete vinto questo titolo, però le finali si fanno nel 2018. Dal regolamento ci saranno ancora, credo, la quarta zona o la seconda deve essere concluse. Quindi ci saranno i quattro vincitori delle rispettive classi e categorie. E finisce nel 2017 con quindi quattro vincitori delle rispettive zone. Perfetto, e noi siamo vincitori appunto del nostro raggruppamento e classe di terza zona. L'anno prossimo ci saranno nuovamente le gare divise, penso, per le stesse quattro zone, con l'aggiunta della ciliegina, così chiamata la finale, che faranno i vari vincitori. Questa è la differenza, perfetto. Tu hai già detto che praticamente il 99 su 100 è il programma dell'anno prossimo, esattamente quello di quest'anno, perché squadra vincente non si cambia. Sì, quindi io mi auguro di poterlo fare, però le mie ambizioni sono anche altre, nel senso che Christian ridicchia già, sa benissimo che io ho due denti che mi devo togliere, uno si chiama Rally della Lana e l'altro si chiama Rally dell'Elba, dove da storico non sono ancora riuscito ad arrivarci in fondo una volta. E quindi sicuramente io comunque sia una delle due ci voglio riprovare, vediamo, quest'anno abbiamo provato, abbiamo dovuto fermarci, io mi sono dovuto fermare perché non ce la facevo fisicamente per via del grandissimo caldo. Lana è stata una cosa allucinante. Vero. Qualcosa perché... sì, comunque il rally dell'Lana quest'anno era un caldo eccezionale, però delle gare dell'italiano storico che ho fatto effettivamente, ma credo che in una prova di 14 km, dove io di solito scrivo un chilometro a pagina, ho scritto il doppio, la prova di Campore, che non l'abbiamo fatta né quest'anno né l'anno scorso, ma è proprio terribile anche il trasferimento, perché poi nei rally storici, avendo l'assistente volanti, la e anche i tempi imposti in alcune zone sono limitati, per cui devi correre anche nel trasferimento, sempre restando nei possibili limiti, però, e quindi è stato terribile. E forse l'Elba è meno...
è bellissimo, è il rally forse più bello che c'è, c'ha prove anche quest'anno di 30 km, però l'Ana è più stancante a livello proprio fisico, e lì secondo me rispetto a gare dove del TRZ anche un giovanotto come PG riesce a dare il massimo, quando ti confronti poi con ragazzi che hanno 25 anni e guidano la stessa macchina, poi su una prova ripetuta con 30 gradi e 50 a macchina, dopo anche quello fa la differenza, e purtroppo l'anagrafe quella non si può cambiare. Bene, signori, come vedete due persone prolisse, simpatiche, che spiegano sempre prolisse con dovizia. Beh, uno è l'avvocato e lo fa di professione, tu invece se uno ti dà le tacchettate vai avanti per sei un po' di minuti. In ogni caso, vincitori del titolo con ampio merito, lo sottolineo, del TRZ, cioè Trofeo Rally di Zona, terza zona, per la, con la loro macchina, la Ford Escort MK2 di gruppo 2, terzo raggruppamento. Meglio di così, abbiamo detto tutto quanto, solo dire quello che hanno vinto porta via 1:30, figuriamoci, eccetera. Sono felice di aver rivisto e di aver riavuto in studio e alle nostre telecamere il buon Pier Giorgio Barsanti. L'anno prossimo l'avremo anche sotto un'altra formula, ne sono certo, mentre invece con Cristian è già la seconda volta che c'è, quindi non c'è due senza tre, ma questo magari ne parleremo in un'altra dimensione. Va bene, grazie a voi dell'invito, come sempre. Li ringrazio io, grazie per voi ancora. E soprattutto ringrazio, come sempre, chiudo così, voi per l'attenzione che ci dedicate. Continuate a supportarci. Grazie. Buona serata. Buona serata. Proseguiamo con la nostra carrellata di ospiti, ovvio stiamo parlando ancora del rally di Reggello, quindi parliamo di assoluti protagonisti per quanto riguarda il contesto delle storiche, e stiamo parlando del rally Coppa Città dell'Olio, giunto come il moderno alla 10ª edizione. Alla mia destra c'è Massimiliano Fognani, alla mia sinistra c'è un amico in tutti i sensi di questa trasmissione, che è Francesco San Micheli. Questo equipaggio, attenzione, sono arrivati quinti assoluti, però beh, è riduttivo dire quinti assoluti, perché con la vostra A112 comunque avete avuto le spalle, sì, ma di vetture di potenzialità superiore sicuramente, e questo è... Ti vorrei mandare un po' a ruota libera, Massimiliano Fognani, perché credo che sia stato comunque un'altra delle tue grandi performance in questo contesto storico. Sì, diciamo che a livello generale è andata bene, perché insomma, vedendo il parco partenti non ci avrei puntato a quello del piazzamento. Però, come si dice con Francesco, si parte per divertirsi, però quando poi si parte si cerca di mettercela tutta. C'è stato anche chi ha avuto sfortune tecniche, quindi magari ci ha agevolato qui piano, però insomma, un quinto assoluto, anche se sono le strade di casa, è un bel risultato secondo me. Oh, bellissimo risultato, fra l'altro parliamo di una vettura a 112 che ha fatto la storia di rally, per te credo che abbia un sapore particolare, riuscire comunque a esprimerti nel miglior modo possibile con questa vettura. Sì, sai, ormai sono anni che ci monto e la guido, quindi cerco sempre di dare il massimo, nei limiti di possibile naturalmente. Cioè, vedere la classifica diresti, beh, dietro a personaggi come Lupo Calzolari su Ford Escort ho dato il massimo, ho raggiunto il massimo, ma è stato veramente così o hai delle recriminazioni per questa gara? No, diciamo che la prima prova notturna è che la strada si conosce meglio, ho cercato di dare il massimo e prendere un po' di vantaggio, poi dopo il primo giro la domenica abbiamo un po' amministrato, anche per risparmiare la piccolina. Beh, alle note c'era Francesco San Micheli, qui stasera nella doppia veste, mi dicevi, no? Sia come copilota e di gare, insomma, come copilota ne hai, credo, abbastanza, no? Ne hai diverse, e anche come comunque parte integrante, anima di quella che è l'organizzazione, perché tu hai visto nascere il rally di Reggello, l'hai visto partire da Piazzale Michelangelo, quest'anno diciamo da un paio d'anni la location è diversa, però insomma credo che sia stato festeggiato questo 10º anniversario nel migliore dei modi.
Sì, io diciamo sono in doppia veste perché non faccio parte del comitato organizzatore, perché sennò non potrei correre, però diciamo do una mano, do dei consigli magari, perché girando l'Italia, facendo il navigatore, magari vedi qualcosa, scopiazzi quello che è bello. Come navigatore Massimiliano all'inizio stagione mi ha detto che gli sarebbe piaciuto fare TRZ con me, e avendolo avuto decine e decine di volte come avversario e faceva girare Gabbasisi, come dice Montalbano, ora i Gabbasisi si fanno girare agli altri perché sta facendo secondo me dei successi. Agli Abeti abbiamo fatto sempre un quinto assoluto dietro a vetture diciamo d'una potenza tripla alla nostra, e avevamo dietro alle nostre spalle vetture di tutto rispetto. Alla RAB abbiamo fatto una cosa simile, a Reggella addirittura il quinto assoluto, che non ci speravamo, perché noi eravamo partiti con l'idea di fare un settimo, ottavo, avevamo fatto un po' di calcoli e la fortuna ad arrivare, mentre invece oltre alla fortuna ad arrivare, all'ultima speciale addirittura mi ha detto, dice guarda ora si va proprio su piano piano, ecco, mi sembra di averci levato 10 secondi, meno male che andava piano piano, comunque io più che vanno forte i miei piloti e più che mi diverto. Ah certo, abbiamo sentito Francesco parlare con molta enfasi di questo nuovo trofeo, qual è la tua considerazione? Secondo me è una bella cosa, anche perché viene rivalutato un pochino un po' tutto, anche i piccoli, e quindi poi anche per dare un po' di valore all'autostoria che hanno fatto la storia. Comunque c'è il Rally di Reggello, arrivata alla 10ª edizione, l'aspetto femminile, perché voi curate molto alla partenza anche l'aspetto femminile. Ricordiamo che Francesco, per i nostri amici social, ormai è diventato un'icona di quello che riguarda, insomma, non dico l'ambiguità, però tu hai delle cugine che comunque sì, sono molto attive su Facebook. Esatto. E che purtroppo non ci hai mai portato qui per un'intervista in studio. Perché purtroppo è cosa virtuale. Purtroppo è cosa virtuale. Magari fossero carne ed ossa. Però tornando a noi, voi avete sempre curato questo aspetto. Cioè, sì, rally, però anche la bellezza, quindi la partenza da Piazzale Michelangelo, quando è il stato legame così con Firenze, che comunque è considerata la culla da sempre del Rinascimento, e poi la donna. Ecco. Visto che belle brasiliane ci avevamo quest'anno. No, purtroppo non ero presente al Reggello, ero a seguire il rally della Lanterna, ho visto le foto su Facebook, e tutti mi hanno parlato bene di questa cosa che è molto apprezzata. Noi miriamo molto ai fuochi d'artificio, ad avere delle belle ragazze alla partenza, perché fanno sempre spettacolo e fanno gioco, e logicamente poi si cerca di farlo anche per distrarre gli avversari. No, ma comunque è divertente, e ci piace che sia divertente, perché noi vogliamo che il nostro rally arrivi magari alla 100ª edizione, sperando che tra 90 anni qualcuno ci sia che lo organizza, però curiamo molto anche proprio il lato, una prova speciale, ad esempio quella più breve delle quattro lunghe che facciamo, io ho preteso di avere le tre inversioni come c'erano precedentemente, perché l'idea era quella di farla arrivare un paio di chilometri prima. Perché? Perché se qualcuno fosse stato al posto mio, vedere l'affollamento delle persone, addirittura sono convinto che a Pietrapiana all'inversione della pizzeria, se uno avesse buttato 100 lire non sarebbero mai arrivate in terra, perché c'era la gente accalcata per vedere, e lo spettacolo che ha dato Lupo Calzolari l'ha dimostrato, perché stamani passando per andare al negozio e mi sono fermato ai bar e hanno detto la prima cosa, dice mi raccomando un altro anno portalo, fallo venire, digli che si pagano voi, fai quello che vuoi, dice, ma quello, dice, ha divertito veramente uomini, ragazzi e donne. Qui ti faccio una domanda come organizzatore o come membro comunque del consiglio. Sì. I rally che fuggono fra virgolette dalle grandi città o dalle cittadine, insomma, parliamo del rally della Lanterna che è fuggito comunque da Genova, dal Val di Nievole che è fuggito da Montecatini per approdare all'Arciano, e da voi che nel vostro piccolo, da Firenze comunque siete passati a Cascia e
al territorio che insomma attualmente è il vostro parco scenico. Sì, allora c'era anche delle piccole difficoltà logistiche, perché avere tutto quanto a Reggello e poi dover portare i piloti e le vetture a Firenze, ritornare indietro i carrelli perché l'arrivo poi sarebbe stato a Cascia di Reggello, diciamo queste piccole difficoltà ci siamo accorti che più che bene davano qualche fastidio ai concorrenti, e fondamentalmente noi sì, apprezziamo che il pubblico piaccia lo spettacolo che gli diamo, però sono i concorrenti quelli primi da accontentare. E avere tutto lì è molto più facile, perché lasciano il carrello da una parte, si fa tutto quanto e poi tutti la sera hanno fretta di andarsene. Piace di più la premiazione sul palco anziché dover aspettare un'ora, due ore per andarla a fare in un cinema o in una biblioteca. Perché? Perché tutti sono stanchi ed hanno voglia di tornare a casa abbastanza presto. E allora la location di Firenze ci creava qualche piccolo problema, anche poi di dover smontare e rimontare due volte il palco, non è una cosa facile. E anche quello abbiamo piacere che sia bello grande e non un tappeto buttato per terra, perché l'immagine fa spettacolo. Beh, voglio concludere con Massimiliano con una domanda apparentemente scontata che ti avranno fatto, penso, migliaia di persone. Se questa passione tua per le storiche comunque ti potrebbe portare in un futuro prossimo ad utilizzare una vettura moderna. Ma sinceramente a volte ci ho pensato, anche per provare un qualcosa di differente, però penso che non ce la farò mai, perché mi garba troppo curare tutto fino all'ultimo momento, fa tutte le mie cosine da me, quindi ormai 20 anni che ci corro, quindi penso andare avanti così. Beh, noi allora ci accontenteremo di avervi qui dopo aver festeggiato un ottimo risultato a conclusione della stagione in questo nuovo trofeo dedicato alle storiche. Io ringrazio Francesco San Micheli e Massimiliano Fognani per essere intervenuti, il loro Reggello è stato molto 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 positivo e noi siamo contenti di questo. Altri ospiti, il presidente del Rally Riviera Rally Day della Ballestrero. Amici sportivi, eccoci già con le telecamere allargate e mi vedete in compagnia di Pierangelo Brogi, Deus Ex Machina della Scuderia Ballestrero, che è qui con noi in una delle sue tante presenze sui nostri schermi e anche sul vostro programma preferito di motori, perché ci presenterà l'edizione 2017 di un rally che l'anno scorso non si è svolto. Sto parlando del Rally Riviera, questo rally che molti credevano che fosse una chimera. Ma no, più che altro è stata una chimera il rally di Camaiore, città di Camaiore, perché ha preso la data questo rally di città di Camaiore. Infatti. Quindi ci siamo trasferiti nella zona di Massa, dove facevamo già un altro rally, che era il rally città di Massa, l'abbiamo fatto fino al 2010. E poi abbiamo cessato perché ci è venuto a mancare Panesi, Giuliano Panesi, che era quello che ci dava una grossa mano, vicepresidente dell'Automobile Club di Massa, che ci dava una grossa mano a fare la parte organizzativa. Dopo abbiamo cessato di fare questo rally e nel frattempo il Camaiore era già andato avanti da anni ormai. E è andato tutto bene fino all'edizione, diciamo, tragica di 2 anni fa, dove ci sono stati alcuni incidenti dovuti probabilmente alla troppa foga dei partecipanti. E a quel punto il sindaco ci ha chiuso non i rubinetti economici, ma parlo di rubinetti dei permessi per i percorsi. E l'anno scorso avevamo già preventivato di farlo in altra collocazione, tipo Pietrasanta o Massa, all'ultimo momento è saltata una prova e quindi non l'abbiamo potuto fare. E quest'anno sembra che invece vada tutto bene. Siamo partiti forse per tempo. Bene, perfetto. Allora, essendo un rally day, quindi 2 prove speciali da ripetere 3 volte per un totale di poco più di 37 km. Le enuncio: la prima è Pasquilio di quasi 7 km, la seconda è Vallecchia di poco più di 5,50. Quando dici quasi 7 km è 6,970, quindi sì, fatto, è 7 km. Quasi 7, io metto quasi 7, quasi 7. Comunque, insomma, 2 prove che sono un classico di quella zona. Di quella zona sì, perché le abbiamo già fatte tante volte con Massa, sia mai in questo formato, questo qui è un formato ristretto, perché usavamo Vallecchia per poi andare verso Marciano, era una prova di 15 km molto bella fra le altre cose, e usavamo Pasquilio però per intero, cosa che quest'anno non potremmo fare perché dopo il fine prova c'è un pezzo brutto di asfalto che verrà rimesso a posto quest'inverno. Quindi per l'anno prossimo probabilmente è tutto a posto e quindi si potrà spostare al limite la partenza più avanti, fare l'arrivo più in fondo oppure
altre soluzioni. Su quel tratto, sì, tanto il massimo dei rally day è 7 km, quindi. Perfetto, senti un po', ma la tradizione, ecco, fra tutti gli automobili club con cui ho avuto Toscani, con cui ho avuto modo di collaborare, non ho mai avuto il piacere di farlo con Massa. È il primo, è il più vicino, diciamo, a quello con il confine con la Liguria, se non sbaglio. E un pezzo della seconda prova è in Liguria, tra le altre cose. Quindi è dovuto anche con la provincia della Spezia, che abbiamo un ottimo rapporto per via del Golfo dei Poeti, e ci hanno detto subito sì, va bene, non ci abbiamo problemi. E quindi facciamo i primi 3 km e 7 di quella prova, 3 km e 8 di quella prova, sono in provincia di La Spezia. Perfetto, quindi solito rally day, verifiche nella giornata del sabato. Consegniamo il radar al mattino del sabato, abbiamo deciso per praticità di tutti e per far vedere dov'è di consegnarlo presso la direzione gara, che è nella villa sul lungomare Vespucci a Marina di Massa, dove c'è l'APT. Quindi anche si trova bene, c'è il parcheggio in quella zona, non è un problema. Consegniamo il radar lì, poi dopo la sera, nella zona partenza che è adiacente a questa, alla villa dell'APT, sono 50 metri in piazza Betti, facciamo le verifiche, montiamo i gazebo, facciamo le verifiche in questa piazza che verrà chiusa. La mattina dopo, le verifiche iniziano a mezzanotte e mezzo, la mattina dopo alle 10, quindi con tutto comodo, possono dormire tutti, non vi lamentate, dopo aver fatto un suppletivo di verifiche per chi lo richiede di fare la mattina, perché a volte per praticità chi abita abbastanza vicino alla zona di partenza, noi mettiamo a disposizione un'ora per fare le verifiche, su prenotazione. Vero, ho letto. Uno scrive e dice io vengo a fare le verifiche a quest'ora, e noi prenotiamo e ci sono i commissari, i verificatori, eccetera eccetera. Dopodiché si parte alle 10, si parte sempre da piazza Betti, si va in direzione Monti, quindi alla prima prova verso Massa di Pasquilio, poi facendo l'Aurelia si va alla seconda prova, che è quella di Valdecchia, si ritorna scendendo marginalmente dalle parti da Carrara, però non si entra in città chiaramente, facciamo via le 20 settembre, che è quello che da Carrara porta al mare, ci rimettiamo di nuovo sulla strada che ci riporta al parco assistenza. Il parco assistenza è collocato dove abbiamo già fatto tanti anni fa col Massa, con la città di Massa, è collocato sulla via dorsale, vicinissimo al Carrefour, quindi anche come per trovarlo è facilissimo, è un parco assistenza enorme, centro d'assistenza credo per 300 macchine quello è posto lì, perché sarà una strada larga 20 metri e lunga 1 km, quindi non c'è problema. E per il resto speriamo che si divertano tutti, che siano tutti contenti dello sforzo che stiamo facendo, perché non è facile ritornare dove da qualche anno non si fanno più gare automobilistiche, e spero che lo capiscano anche i partecipanti, non è facile ritornare, speriamo che vada tutto bene, così magari l'anno prossimo torneremo meglio e faremo qualcosa anche di più bello. Senti, dall'alto della tua esperienza, ci sono più i concorrenti accolgono più favorevolmente i rally day oppure le gare un po' più di chilometraggio, tenendo presente la differenza notevole che ci sono fra i due eventi? Ma sai, cioè il discorso delle due gare sono due topologie diverse. I rally day sono stati fatti per far correre il più possibile di persone, perché si provano facilmente, perché sono due prove corte, il costo è un po' inferiore, si svolgono tutte in un giorno praticamente. E quindi anche chi non ha molto tempo per via del lavoro, anche chi non ha voglia di provare magari e vuol fare una corsa ogni tanto senza spendere cifre eccessive, magari per una macchina piccola, può fare un rally day. Una gara più lunga, chiaramente, che si intende una gara da 80, 90, 100 km, 120 km, quindi diciamo una media di 90 km, diciamola così. Una gara di 90 km, ci sono delle prove che sono 14, 15 km, 13 km, non si prova in 2 minuti. Va messa a punto in un altro modo, quindi c'è già un parecchio sforzo in più nelle prove, c'è parecchio sforzo in più anche nel costo, perché una gara di 37 km ha un costo, una gara di 90 km ne ha un altro. Ci sono i rally nazionali qui in zona, se uno vuol fare qualcosa anche di più, escluso il Ciocco, escluso Città di Lucca che si è svolto da poco, escluso Pistoia, chiaramente l'altra gara, o va su terra, dove ci sono diverse gare, c'è quella Volterra, il Trofeo Liburna, c'è il Rally Val d'Orcia che lo organizziamo noi a fine ottobre, oppure va fuori regione. Allora ulteriori costi, perché ci sono le trasferte, ci sono le benzine, i pernottamenti, il mangiar fuori, cioè
Tutte cose che incidono sui budget. Insieme di cose. È chiaro che equipaggio. Un ragazzo di massa che dice voglio correre a massa nel rally della Riviera, dorme a casa, mangia a casa, fa tutto a casa e viene la mattina a correre. Magari le prove le conosce già a memoria, quindi non occorre nemmeno che ci vada. Senti una cosa, quindi ti ho visto l'ultima volta e ti ho intervistato al Rally di Lucca. A parte la stanchezza fisica, mi hai dato proprio l'impressione di essere un po' provato. Qual è la motivazione, diciamo così, di un organizzatore che ti permette poi sempre terminata una gara ricaricare in pochi giorni le pile e poi via ricominciare per una cosa che molti pensano sia ripetitiva, ma secondo me non lo è affatto. Dunque, togliamo subito il discorso guadagno, perché nei rally attualmente è impossibile guadagnare a meno che non si organizzino rally ad altissimo livello con sponsor di un certo tipo, allora magari forse in quelle occasioni si può riuscire a guadagnare qualcosa. Anche se però l'organizzare a grande livello vuol dire anche un'organizzazione a grande livello. Di un certo tipo, con tante spese. Per carità, aumentano le spese, aumenta tutto. Cioè, diciamo che io l'ho sempre fatto per passione, perché mi è sempre piaciuto il mondo dei motori, il motociclismo in particolare, l'automobilismo un pochino meno. Però ultimamente ci sono troppe cose da seguire e non ce la fai più. A prescindere dal discorso economico, io parlo proprio dal punto di vista tecnico, organizzativo, sono talmente tante le cose da cui star dietro che sinceramente non ce la fai. E quindi non so quanti organizzatori ancora nel corso dei prossimi 2-3 anni avranno voglia di perdere tutto il tempo che devi perdere dietro a questa passione per organizzare gare, per far correre gli altri, per vedere se qualcuno viene fuori di più bravi per poterlo mandare magari anche a livelli più alti. Non ho idea. Perché come non solo non si guadagna niente, ma ultimamente si sta rimettendo qualcosa. Quindi parlandone così, è un mondo che sta implodendo oppure... È un mondo che è diventato troppo complicato. Cioè, è plafonato. Ci sono troppe regole, troppe cose da rispettare, troppe persone che lo fanno per quasi lavoro. E quindi prima persone che non pagavi, ora devi pagare. Ci sono troppe cose a cui stare attenti. Troppi costi che sono aumentati e troppi costi che non esistevano e sono stati introdotti. Alcuni di questi anche per pagare cose che secondo me sono inutili, io lo dico per la mia esperienza, dico per me sono inutili. Poi sono stati introdotti magari da persone che non sanno di cosa si parla forse, perché ci sono anche questi di problemi. Il burocrate ti mette dentro una cosa senza sapere che quella cosa non serve in quello sport. E a volte succede anche questo, però quella cosa ha un costo e sommato per le 6 gare che noi facciamo, la pago 6 volte. Senti, una motivazione per cui chi magari è a casa e non conosce questa gara, questo rally della Riviera, che era anche rally ex rally Camaiore come denominazione, debba venire e spendere le sue 48 ore di hobbistico, di hobby a venire a questa gara. Dai, te la faccio sempre questa domanda e mi dai sempre le risposte argute. Ma il posto non è brutto, cioè, onestamente, partiamo sul lungomare di Marina di Massa e ci sono i bagni. Se il tempo regge, ci sono i bagni, ci sono i ristoranti, ci sono i bar, se qualcuno vuole rimanere a dormire ci sono diversi alberghi, siamo proprio nella zona più carina della parte di Massa. La prima prova si svolge sulle colline di Massa dove c'è la zona dell'acqua San Carlo. Quindi dico, anche se uno volesse fare un po' di pulizia al fegato con un po' d'acqua pura, lì c'è l'acqua buona, c'è la fonte del cristallo, la fonte della biscia e la fonte di San Carlo lungo la prova. Quindi sono già 3 motivazioni depurate, che questo va bene. Poi per stare insieme magari a degli amici, perché può darsi che forse nei rally day un pochino più di semplicità è rimasta e quindi si può stare tutti insieme, chiacchierare insieme e fare quello che si diceva prima, cioè andare tutti a cena insieme e ridere ogni tanto insieme. Quindi per la riscoperta di valori di d'antan, di un tempo passato, e soprattutto per cercare di rifare quello spirito che ha sempre caratterizzato le corse su strada, diversamente da quelle in pista, dove magari soprattutto anche fra le 4 ruote motrici i rally erano visti come manovalanze e marciapiedi. Guardate la cartina, andate sul sito della Scuderia Balestrero, troverete tutte le info, tabella tempi aggiornata, cartina aggiornata, eccetera, e soprattutto se volete anche solo divertirvi al passaggio dei concorrenti che hanno deciso di esserci, andate nella zona di Massa e dopo vi trasferite magari anche un po' più verso le montagne limitrofe e vi divertirete, passerete un sabato e una domenica tranquillamente,
sentendo dei rumori sommessi, ma nel frattempo cercando di vedere o far sì che il vostro hobby, se proprio non lo potete fare in primo piano guidando o navigando, può essere sempre carino farlo vedendo. E poi un'ultima cosa, io so che i partecipanti alle rally di massa saranno un certo numero, perché le macchine prenotate già lasciate le caparre ai preparatori, quindi sicuramente la gente corre. Mandatemi le iscrizioni, perché non posso avere questo è sempre il solito discorso. Non posso avere tutto il lunedì da registrare tutto il lunedì, che così magari siamo già affogati e la sera ci abbiamo da fare anche iscritti, perlomeno la bozza, e concludo il martedì mattina. Questa è una cosa che ti ho detto anche la volta io so scorsa. Di gente che ha prenotato la macchina 20 giorni fa, ha già lasciato e che aspetterà 500 o 1000 euro di caparra e che manderà, e l'iscrizione non me l'ha ancora mandata. Cioè, quindi mandatemi le iscrizioni, quelli che corrono, poi non pretendo di far correre chi non vuol correre, ma chi corre me la mandi. E con questa diciamo così avviso a questa esortazione nel fare, anch'io mi associo a Pierangelo Brogi. Mi raccomando, iscrivetevi, oppure inviate ciò che avete già deciso di fare, perché da un mese magari, ecco, perché almeno così l'organizzazione non è sottoposta allo stress dell'ultimo momento e poi tutto procede naturalmente con le tempistiche dedicate. Grazie Pierangelo della tua presenza, grazie a voi della vostra attenzione e vabbè, a massa praticamente fra due weekend. Ancora protagonisti, in questo caso del Rally Terra in studio. Abbiamo l'equipaggio, la Ferla Piazzini Winner Challenge, due ruote motrici. Amici, amanti dei motori toscani non solo, buonasera. Ecco che all'allargarsi delle telecamere vi presento i due ospiti di nero vestiti in mezzo a un bianco e che fanno il nome esattamente di Marco Piazzini alla mia sinistra e Alessandro La Ferla alla mia destra. Buonasera. Marco Piazzini lo conosco perché è uno dei facenti parte della scuderia Valdessa che organizza il Fettunto eccetera, mentre invece il buon Alessandro è la prima volta che l'ho visto, ma viene qui da vincitore e come tale, diciamo, questo mitiga un po' il fatto che è in una zona un po' strana della Toscana, San Casciano, Val di Pesa, Mercatale, Pacciani, non l'ho detto io, l'ha detto lui, ed è un geometra a cui piace guidare. Verissimo. Ok. Verissimo, sì. Allora, calcolando che tu hai iniziato a fare la tua prima gara per scherzo, perché sì, così mi hai detto, praticamente per navigare al Fettunto, cioè al rally che loro organizzano. Ma infatti è tutta una cosa collegata, cioè tutti i miei esordi. Mi spieghi poi dopo come hai fatto, perché tu vieni qua da vincitore perché porti a casa il titolo delle due ruote motrici con la tua Renault Twingo, sì, R2B fatta dalla Yag Sport. Sì. Ora io ti ho lanciato la palla, tu guarda nella telecamera giusta. Va bene. E spiegaci cos'è sto sghiribizzo che da una roba per scherzo invece di colpo ti lanci verso queste vittorie. Sì, l'introduzione è giusta, cioè è stato tutto per scherzo, sia le prime esperienze da navigatore, perché in realtà io sono partito come navigatore 3 anni fa per sostituire per scherzo, perché realmente è nato tutto per scherzo Marco. E partecipai al rally della Fettunta, che appunto lui essendo organizzatore non poteva correre, e navigai Giacomo Matteuzzi, un altro carissimo amico. Ciao Giacomo. Ciao Giacomo. Aspetta un attimo, primo stop, ma come gli hai chiesto? Mi devi sostituire? No, non me l'ha chiesto lui. Ah, ecco. Non me l'ha chiesto lui. Vedete, stavo antipatico. No, è l'esatto contrario. Forse sono l'unica persona che non a livello meritocratico, ma a livello di confidenza e affetto reciproco poteva sostituirlo, diciamo così. Perché il Piazzini è una figura, soprattutto nelle nostre zone sancascianesi, che è quasi sacro il suo sedile. Quindi solo io potevo sostituirlo. Benissimo, vedi, adesso riprendi la palla. Partito per scherzo, montato in macchina, pronti via
Poi insomma, chi conosce i piloti di zona, Matteuzzi è un bel piedino, quindi fu un esordio bello ma anche travagliato, perché comunque mi ricordo benissimo condizioni meteo avverse, mi ricordo prove bagnate, freddo. È una nostra classica. Io al terzo anno che con Giacomo lo corriamo, è sempre un rally tosto, sinceramente, organizzato bene da tutti i ragazzi della Valdelsa, ma veramente un rally tosto. E lì partì per scherzo, da lì poi naturalmente la passione c'era già all'origine. Tutte le cose, era latente, sono scoperchiato la pentola. E da lì, tramite Marco e conoscendo un po' di persone, entrando piano piano nel giro, sono riuscito a fare qualche altra gara da navigatore, ormai ne ho fatte una. Una decina. E tu dopo 10 ti vai già a vincere il challenge su terra? Lì subentra il secondo esordio da scherzo, cioè finito, diciamo, comunque avviata l'esperienza da navigatore, il buon Matteuzzi sempre, alla fine è sempre colpa di Matteuzzi, cioè meriti o colpe decidete voi, però c'è cioè, sempre lui di mezzo. La puntata scriverò, la colpa è del Matteuzzi. La colpa è del Matteuzzi, sarà contentissimo che dico questa cosa quando ci vedrà. E dicevo, secondo esordio scherzoso, perché eravamo in macchina un giorno e mi disse, io a Giacomo in realtà avevo già chiesto tramite gli export di correre, però inizialmente pensavo di fare asfalto, e invece Giacomo così alla buona poi mi disse, senti, allora c'è il trofeo, io non lo faccio, avrei pensato, non l'ho fatto finire il discorso, ho detto sì, va bene, tanto se navigo sono contento, se mi fai guidare sono contento, ci siamo iscritti io e lui. Quindi Matteuzzi alle note, che il quaderno da navigatore credo non sapesse nemmeno se la pagina andava girata così o cosa, io di là che non sapevo nemmeno come girare lo sterzo, tempo fantastico, Valtiberina avrai presente che no, meteo... quest'anno è stata proprio una bella cosa. Io credo che degli iscritti credo ne siano arrivati tipo la metà, sì. E grazie a lui l'abbiamo portata con calma però in fondo, e da lì una volta che salti a sinistra è un po' difficile tornare di là. Questo è vero, senti un po', ma a livello tecnico com'è questa Twingo R2B, che poi dopo passo la palla al cavalier Marco? È una macchina bellissima, inizia già a mio avviso essere una macchina che forse non è delle più adatte, delle più semplici come esordio, perché comunque inizi già a avere freno a mano idraulico, cambio sequenziale, uno sterzo estremamente preciso, è una macchina molto reattiva. E se piano piano riesci ad approcciartici in un modo che non è troppo presuntuoso e a scoprirla passo dopo passo, e in questo l'esperienza di avere uno come Marco accanto è fondamentale, è una macchina che è competitiva e estremamente divertente. Però non hai detto la cosa basilare, è un trazione anteriore? Trazione anteriore, assolutamente. Con tutto il fatto che magari spesso smusa oppure è stato, tende ad allargare tutte le traiettorie. È stato e tuttora è, perché ripeto, seconda gara, non ho la presunzione di reputarmi di chissà che tipo di livello, è tuttora il problema più grosso che ho, cioè con Marco di prova in prova siamo sempre riusciti a migliorare, però la difficoltà maggiore è proprio quello lì, inserimento, più che altro non perdere tempo a rimanere sempre sotto sterzo. Loro mi prendono in giro perché non sono forse il primo a usare tutto lo sterzo sui tornanti. Come vedete dalla panoramica è una persona, Alessandro, che mima molto. Sì. Comunque è così che si fa. Sì. Vabbè, e ci ha risposto. Marco, ma adesso secondo te che ha indorato la pillola così, è diventato vincente così in fretta, cosa farà? Questa è una bella domanda. È giovane, è belloccio, non lo dico perché... Simpatico, poi magari va anche un pochettino forte. Infatti, diciamo, le basi ci sono tutte. La pizza te la pago dopo. Le basi ci sono tutte, vediamo dove si riesce ad arrivare. Io mi sento un po' colpevole di questo avvicinamento suo alle gare. Prima veniva a vederci, poi gli ho ceduto il sedile di destra. Ora lui è passato a sinistra, mi è toccato... andare al fianco. Quindi la colpa è a metà fra Matteuzzi e tua. Sì. Diciamo 50-50. Diciamo 50-50. Vabbè, insomma, lui mi ha fatto entrare in questo mondo. Matteuzzi ci ha proprio tirato dentro con poi prepotenza. Insomma, debutto al Fettunta, dove di solito non è che sia un rally di quelli poco scivolosi. Quindi scarsa aderenza, la terra è sempre così e vabbè. Senti un po', una positività e una negatività di questo Nido dell'Aquila, che vi ricordo agli telespettatori, era nato come un evento,
a sé stante, sì, anni fa, era la salita al Monte Pennino, sì, oltretutto una bella prova, perché bella prova, una bella prova di chilometri, bella, tranquilla, eccetera. Io avrei preferito farne una salire e una scendere, però come al solito io in discesa amavo molto di più, invece per sicurezza fanno sempre queste cose a salire. E poi invece questo Nido dell'Aquila adesso è diventato una delle gare del campionato Rally Terra. Ecco, l'amore per la terra, credi che sia una passione che uno acquisisce o che ha dentro di sé? Penso che la passione per la terra si acquisisca, perché quasi tutti iniziano sia a correre che a seguire le gare su asfalto, che sono ora. Ora, perché è la mia generazione, sì, invece. Ora, che sono il maggior numero, che sono, penso, e dopo oltre il 90%. Dice, che si può fare la terra? Poi quando uno prova la terra, te ne stacchi male. Non te ne stacchi. Calcolando che la neve qua da noi è un po' impossibile, perché quando nevica di solito non si corre. L'unica rimane la terra. Vabbè, dai, dammi un'anticipazione veloce del tuo Fettunta. Il Fettunta l'anno scorso è andato tutto bene, cosa fa? È andato tutto bene, quest'anno se riusciamo rifacciamo tutto più o meno uguale allo scorso anno, cerchiamo di non cambiare niente per quanto riguarda l'aspetto tecnico, in modo da concentrarsi su altri aspetti. Tu lo sai che loro hanno due sponsor, i primi due sponsor del loro rally sono i due sindaci? Quella di Tavernere Val di Pesa e quell'altra di Barberino. Cioè, il colbo. Senza scordarsi anche di quello di San Casciano. Appunto. Ormai il alla fine ce l'abbiamo tirato. Non intervistarlo, perché l'anno scorso l'abbiamo lasciato fuori. Sì. Era bravissimo. Non anticipare nulla, sindaco. No, è forte niente. Perché è veramente, io l'anno scorso mi hanno colpito, perché veramente trovare due primi cittadini così appassionati, sì, è difficile trovarli. È una cosa bellissima. Poi è stata una cosa carina, molto l'anno scorso, bello, una bella vittoria, eccetera. Vabbè, dai, comunque stavamo parlando di Nido dell'Aquila. Senti un po', adesso che hai preso gusto, che fai? Ne parlavamo mentre stavamo venendo qua. Probabilmente facciamo l'ultima di questo challenge, due ruote motrici, il Val d'Orcia. Molto probabilmente quella lì. E poi inizierà il Race Day, quindi... Il budget, some budget, esatto, e via subito. Esatto, sì, dobbiamo cercare un po'... Io più che altro devo cercare di organizzarmi bene, farmi due conti in tasca, vedere di raccattare un po' di sponsor e buttare giù un programma che possa rendere piacevole anche Marco, perché comunque essendo anche un navigatore so benissimo che queste sono passioni, più o meno curate, ma sono passioni, quindi non deve essere una forzatura né per me né per lui. Quindi vero. Ci metteremo a tavola, si tirerà due linee, so che lui se può mi può aiutare come disponibilità e vediamo di tirare fuori qualcosa. Vediamo. Molto. Avete capito, ragazzi, come si fa a fare i programmi? È proprio così. La cosa bella di questa intervista è che innanzitutto è stata molto affabile, molto cortese, molto ilare. Però poi vedete che certi discorsi, certi programmi si iniziano proprio con una grande base dell'amicizia, ma soprattutto poi unendo gli elementi, unendo gli elementi, e come tale poi cercare di portarli in fondo. Perché la passione è solo il carburante, la realtà bellissimo. È la volontà. Bellissimo. Capito? Sì. Questa è la grande verità. Io sono felice di averli presentati con Marco Piazzini, sarà la prima da qui a dicembre di tante sue presenze in video. Invece il buon Alessandro Laferla, vabbè, lo vedremo magari alla prossima gara, all'ultima del challenge Rally Terra, poi magari qualche gara del Race Day, e poi se lo volete vedere andate in quella zona lì della Toscana famosa, perché ha avuto un momento buio. Il mostro, però Pacciani. Diciamo famosa per il vino. Per il un buon navigatore mi salva sempre. Ma anche per l'olio dicono, però. Sì, assolutamente. Certo che quest'anno però l'olio è una cosa un po' dura. Vediamo cosa viene fuori. Comunque, ragazzi, a noi piace sempre scherzare, eccetera, è così che crediamo che le passioni vanno attuate e portate in fondo. Sono felice di avervi presentato Alessandro Laferla, vincitore del challenge due ruote motrici all'interno del campionato italiano Rally Terra, e il suo navigatore nonché amico Marco Piazzini della scuderia Val d'Ersa. Alla prossima e grazie ancora a voi. Grazie a voi dell'invito, buonasera, ciao.
21 secondi rifilati al primo inseguitore nella speciale inaugurale, altri 5 in quella successiva, fino ad arrivare ad un attimo meno di quei 40 secondi, valsi ad Alessandro Gino e Daniele Michi un sonno tranquillo ed una seria ipoteca sul primo calice del Rally della Lanterna. Alla domenica mattina, quando gli esponenti della Coppa Italia di prima zona si sono affacciati dai paddock, è parso a tutti scontato che il miglior risultato ipotizzabile sarebbe stato il secondo posto. A garantire un avvio sorridente al pilota cuneese è stata una scelta di gomme più che azzeccata messa in atto al sabato sulla Ford Fiesta WRC del team Tamauto. Nella seconda giornata di gara, però, la fin troppo logica cautela ed una scelta di gomme assai conservativa hanno lasciato campo libero alla Ford Fiesta WRC di Mauro Miele e Luca Beltrame, primi attori nelle tre ripetizioni della Montepenna, in una giornata che tutti hanno rinominato come la Ronde Val d'Aveto. Per il pilota preparatore, una seconda posizione avallata da tre primati e certificata a poco più di 30 secondi dalla sovralimentata di Alessandro Gino. Terzi assoluti, anch'egli su Ford Focus WRC, hanno concluso Agostino Pettenuzzo ed Elio Tirone, limitati da un problema al potenziometro occorso durante l'ultima prova speciale. Una variabile che comunque non ha negato all'equipaggio il podio assoluto di Santo Stefano D'Aveto. In quarta posizione ha concluso lo svizzero Paolo Vallivero, con Stefano Cirillo alle note sulla Citroen DS3 WRC. Una posizione cementata dopo un avvio autoritario che ha contrapposto la WRC della doppia spiga alla Ford Fiesta WRC di Andrea Mezzogori e Roberta Baldini, messa fuori causa da un'evaporazione dell'olio sulla turbina. Un particolare che ha consigliato all'esperto pilota, al rientro in gara dopo 2 anni di inattività, il ritiro nel corso del primo parco assistenza domenicale. Ottima prestazione, condita da una buona dose di aggressività al sabato, per Francesco Aragno e Andrea Segir, quinti assoluti, dando le spalle a vetture di maggior potenzialità. La loro Peugeot 207 Super 2000 ha preceduto di quasi un minuto la Ford Fiesta R5 di Davide Riccio e Marco Menchini, sesti assoluti all'arrivo davanti alla Ford Fiesta di Alberto Biggi e Marco Nari. Equilibri quelli della classe della 1600 Turbo, ribaltati dal ritiro della Ford Fiesta di Igor Raffo e Paolo Rocca, primi attori prima di salutare definitivamente la compagnia a causa della rottura dell'albero della trasmissione. A primeggiare tra le vetture a due ruote motrici è stata la Renault Clio R3T di Kevin Gilardoni e Corrado Bonato, vettura che ha preceduto la Citroen Saxo di Alessandro Bultari e Roberta Brizzolara, non assoluta all'ombra delle rovine del castello de Malaspina. A chiudere la top 10, la Peugeot 106 Kitty di Fausto Castagnoli e Silvia Minetti, terza tra le vetture a due ruote motrici. È stato questo il Rally della Lanterna, edizione 2017. In fondo è sinistra 3, in frena frena a destra 2, chiude subito 1, gira su. In fondo, eh? Peraccino destro, via veloce, sinistra 3 corta, vai e sposta, 30, ritarda, destra 3 secca, dopo attenzione no, eh, subito, sinistra 3 lunga, diventa tornante sinistro alla bandella, 40 misti, lunga, 70 al cartello, in fondo, frena, sinistra 3 meno meno secca, subito destra 3 meno sfiora, destra 3 meno sfiora, 20, destra, sinistra, 2, secca, secca, no, no, 20, meglio di 3, ritarda, destra, 3, meno sfiora, chiude, 2, secca, Albiri, 20, sinistra, 2, secca, chiude, per ritarda, destra, 2, meno Albiri, 30, sinistra, 3, chiude, secca, 20, destra, 2, chiude, Albiri, 20, sinistra, 3, secca, 30, ritarda in fondo, destra 3, chiude 2, gli alberi, in sinistra 3, sfiora, in destra 3, lunga, chiude dopo, vai, scorri, per sinistra 3, 30, sinistra 2, secca rail, 40 destri, sinistra 3, sfiora, in ritarda destra 3, meno lunga, vai in uscita, 20, ritarda destra 3, meno scorri, 20, sinistra 3, sfiora lunga, 20, in fondo destra 2, chiude 1 giù, chiude 1 giù, 20, destra 4 meno mai, via, 30,
sinistra 3 più più di quarta, 20, sinistra 3 secca al palo subito, destra sinistra 3, 20, ritarda destra 3 meno, 20, salta sinistra, sinistra 3, chiude meno lunga, 10, sinistra 3 al palo in, destra 3 meno, 20, destra 3 frena in, ritarda tornante sinistro, poca eleva, 20, tornante destro apre di seconda, Verso, destra 3 di Elivai, in sinistra 3 meno meno secca quella, 20, destra 3 chiude dopo dopo, 20, sinistra 1 larga giù di seconda, in destra 1 larga giù, per destra 3 sfiora, in sinistra 2 secca, 20, destra 3 chiude, per sinistra 2 gira giù e apre 3 vai a paletti, 30, destra 3 in frena, sinistra 2 secca il palo, 2 secca il palo, per ritarda destra 3 chiude chiude dopo, 10, destra 2 chiude dopo, tieni l'uscita, in sinistra 2 più gira, 10, ritarda destra 3 chiude meno meno dopo scorri, in sinistra 4 vai 70, dai in fondo, destra 4 meno meno subito frena, frena al palo, destra 2 meno, in sinistra 2 meno tieni, 10, destra 2 meno, 20 misti apre, 30, sinistra 2 meno meno secca, 30 sinistri alla casa, sinistra 2 meno di terza, per destra 2 lunga gira, tieni molto, tienila, in sinistra 2 meno secca gira, 10, destra 2 più vai, 30, ora il veloce, sinistra 5 meno vai, in destra 6 e segnale, destra 4 meno meno, 30, in fondo frena frena al muro, sinistra 2 chiude, 1 giù al muro, 1 giù, per destra 4 vai, sinistra 3 meno tieni al cartello, in destra 4 chiude 3, 30, alla casa destra 3, allo stop chiude chiude 2, subito inversione destra, per destra 3 meno sfiora, subito sinistra 3 secca, 20, sinistra 3 meno stringe, 20, ritarda destra 3, in anticipa sinistra 4 meno, 30, destra 4 frena il palo, chiude 3 al verde, 20, sinistra 2 più secca stringe, 30. Veniamo ora ad un equipaggio speciale, perché è speciale perché si tratta di fratello e sorella. Sono molto noti, sono molto veloci, sono molto in gamba. Si tratta di Riccardo ed Eleonora Parri, che hanno vinto la A6 ed anche il gruppo A al Nido dell'Aquila. Avanti Toscani dei motori, eccoci con un'altra coppia, anche loro partecipanti al recentissimo Nido dell'Aquila. Come dico io spesso, si allargano le telecamere ed appare alla mia destra, ovviamente per educazione, Eleonora Parri e alla sinistra Riccardo Parri. Quindi Riccardo è il fratello di Eleonora, Eleonora è la sorella di Riccardo. Una bella famiglia da corsa, che oltretutto adesso vi presenterò e vi farò sorridere, perché mi hanno raccontato delle cose che veramente non si può non sorridere. Perché la cosa, partiamo da questo piccolo discorso. Ora, Riccardo al Nido dell'Aquila con una Opel Corsa A6 ha praticamente vinto la classe e il gruppo A. Ma udite udite, quando da piccolo lo portavano ai rally, lui aveva paura. Quindi arrivare a ribaltare praticamente tutto quanto, ora chiederemo a Eleonora com'era e il perché di questa mutazione. Com'è stata, visto che tu mi hai detto che ovviamente
E da piccolini vi portavano a vedere tutte le gare, beh, qua in Toscana insomma basta ti giri o c'hai un rally o c'hai una regolarità o hai il motocross o hai la bicicletta o hai che ne so, fermi non state mai. No, infatti. Niente, avendo il papà e lo zio appassionati, chiaramente ci hanno avvicinato a questo mondo. E Riccardo inizialmente era più piccolino, aveva paura, piangeva, era un disperato quando andavamo a vedere le gare e poi piano piano, insomma, crescendo dalla paura è diventata passione. Ed è così, perché come dico spesso la passione è il carburante della vita, quindi... La benzina. La benzina, quella cosa che ti comincia a rodere un po' dentro, ti fa e via andare. Bene, quindi tu hai fatto un bel debutto, anche qui ragazzi, scusate quando vi racconterò del debutto che sarà troppo bello, perché lui ha come navigatore ha debuttato nel 2006 a Rally Continental e la cosa bella è che ha fatto moltissima strada, perché alla terza PS addirittura hanno annullato il rally, quindi forse... Ragazzi, mi raccomando, voi che organizzate, non se li vedete nell'elenco iscritti, annullate prima, prima o dopo, non si sa mai. Da preoccuparsi. Comunque, insomma, facevi il navigatore, però non avevi paura, dai. No, no, allora la passione era tanta, e, è stato uno stimolo proprio andare a correre insieme a Mirko Mochi con una 106N2. Mi ha proposto di andare a fare questa gara al suo fianco sotto un diluvio. Io mi ricordo che era nel primo trasferimento, mentre andavamo sulla prova, diluviava. Fra l'altro si perse anche la marmita, quindi subito prima gara sotto l'acqua di notte, la prova di Sassetta, ho detto l'università. Arriviamo in fondo a questa prova è già una vittoria. Invece poi purtroppo quando ci stavamo divertendo e anche giocando la classe, e niente, hanno annullato il rally perché la stagione non era ottimale, però ecco, sotto questo lato qui i rally dovrebbero andare avanti anche con le intemperie. E veniamo ad Eleonora, che anche questo è un bel debutto, perché lei ha debuttato al rally di Lucca di quest'anno. Quindi poco meno di 2 mesi fa. E ovviamente, come voi già saprete, la prima prova del Rally di Lucca l'hanno annullata e l'ha fatta in trasferimento. La seconda, quando era lì che finalmente stava facendo un po' di cose, ha fatto solo miseri 2 chilometri e poi basta. Silenzio. Quindi un debutto anche tu, un bel botto. Sì, col botto. No? Ora, mettendo insieme tutte queste vostre negatività, siete andati lì al Nido dell'Aquila dicendo come minimo, c'è il terremoto, no, perché non siamo ci abbiamo anche pensato. Bene o male, con questa benedetta macchina che ti hanno offerto, che poi non è una macchina semplice. Da no, è una macchina divertente, perché è piccolina. Quindi è una macchina divertente. Quanti cavalli ha più o meno? Circa 140. Però sì, vabbè, avevamo questi problemi che ci hanno un po' penalizzato a livello classifica, però era la prima volta che correvo su terra e è stata una bella esperienza. Una bella esperienza. Ti è piaciuto almeno? Sì, sì, bellissima, una bellissima esperienza. Invece, meglio l'asfalto o meglio la terra? Beh, io l'asfalto ho fatto 2 chilometri. Hai fatto tanti trasferimenti, facciamola sì, così. Sì. Però la terra ha il suo fascino. Ha tutto un altro fascino, è vero? Questo ha è il suo fascino, sì. Dunque, anche perché tu poi, oltretutto, avevi fatto quest'anno, hai partecipato a uno slalom e già al Casciana. E al Casciana, con e 2 vittorie. Con 2 vittorie. Poi dopo hai fatto anche altri 2 ritiri, però vabbè, ci si ricorda le cose positive. Certo. Ora hai vinto classe gruppo A e da qua a Natale che si fa? Vediamo dai budget. Da budget ci piacerebbe anche... un'ottica di provare ad andare sulla terra con un iscriversi al campionato, un race day, oppure fare qualche altro spot su o terra o asfalto per fare voi chilometri. Voi potete vederli perché li abbiamo inquadrato per evitare la pubblicità occulta, ma c'hanno un bello sponsor fatto bene, per cui fondamentalmente sono persone che già stanno andando portando avanti tutto quanto, ma tu sei deciso a fargli da navigatore? Io sì, se lui è fiducioso e continua a portarmi, io anche perché la signora Eleonora nel frattempo è mamma, è sposata, mamma, e dove lo trovi il tempo?
Per le passioni il tempo si trova. Vedi? La passione è passione. Oltretutto, ragazzi, quando è sposata un ex pilota, quindi fondamentalmente non è che sei andato a, vero? Yes. E i bimbi, adesso i tuoi bimbi quanti anni hanno? Allora, il grande è 14. Per cui quindi... già la mena col motorino? Sì, ce l'ha già. Sì, ce l'ha già. Va col motorino, viene dietro a noi, ci fa assistenza, quel che può perché ancora è piccolo, però ci pulisce vetri, zio, tutto a posto, ha bisogno. È così che si comincia, ragazzi, sì. È così. E il piccolino invece ha 8 anni. E lui? E lui no, ancora. No, ancora no, guarda le macchinine. Sì, viene, però gioca alle macchinine, sul tavolo all'assistenza. Diciamo che respira il profumo della benzina. Sì, ma il mio è ancora più piccolo. Il suo è ancora più piccolo. Però insomma... Beh, insomma, avete proprio messo su una bella squadretta. Sì, grande family. Beh, oh, ragazzi, l'importante è divertirsi e soprattutto fare le cose, come dico sempre, con passione, con la volontà e soprattutto per divertirsi. Certo. Perché quello, al momento stesso in cui uno partecipa e comincia a essere tetro e pensare ah, non faccio così perché non ho le gomme, perché non ho il muletto, io parlavo ai miei tempi, eccetera. Ma no, ma vai, divertiti. No, io sono sempre andato su, per quella cosa io sono sempre andato proprio con l'istinto di divertirsi. Perfetto. E allora è sicuramente un valido personaggio e di cui sono felice di averlo presentato qua a Toscana TV Motori, perché noi vogliamo la gente che abbia passione, certo, e soprattutto che si diverta. Certo. Divertimento deve essere la cosa primaria. È un hobby, non ti obbliga il motore, perché eccetera. Se non ti diverti... No, appunto. Sentite un po', allora dov'è che vi vedo praticamente da qui alla prossima? Siamo proprio in fase di decisione perché... c'è queste cose in ballo, quindi se... Pistoia? No, terra? Forse terra, forse andiamo o alla Val d'Orcia oppure su asfalto, vediamo Pomarance, vediamo. Insomma. Noi abbiamo una rubrica che si chiama Gossip, di solito la cura Gabriele Michi, lo dite a lui, così dopo noi diffondiamo il verbo quando facciamo le nostre discussioni in studio e così tutti sapranno che Riccardo alla mia sinistra ed Eleonora alla mia destra finalmente ritorneranno in gara da qualche parte. Sì. Io li ringrazio perché hanno accolto la nostra invito ad essere con noi in studio e soprattutto, come dico spesso, ringrazio voi per l'attenzione e perché ogni tanto si cerca di raccontarvi delle storie che altrimenti voi non conoscereste. Sì. Grazie a voi. Grazie a voi dell'invito. Buona serata. Grazie. Buonasera. E siamo arrivati, gentili amici, al momento di parliamo nella nostra rubrica assolutamente speciale a tutto campo con i temi del motorsport. Gianfranco Di Gennaro ed Alessandro Bugelli tratteranno vari temi. Per iniziare avremo una risposta relativa ad una mail al problema pubblico, al problema del pubblico per meglio dire, e le speciali annullate. Ancora risultati del Nido dell'Aquila con classifica del Rally Terra, una classifica allungata. Non mancherà fra i temi l'ormai vicino rally di Roma Capitale, per dirlo in modo completo, rally di Roma Capitale, con tutti in corsa per il tricolore, tutti naturalmente riferito ai migliori, Andreucci, Scandola, Campedelli, molti iscritti per l'europeo, dunque con gara, con performance valevole per l'europeo. Avremo anche un accenno al rally Elba storico di fine settembre, evento importantissimo, dunque oramai alle porte. Non mancherà un saluto affettuoso per l'amico Paolo Paoli, ufficiale di gara esemplare di ACI Lucca, venuto meno alcuni giorni or sono. Amici sportivi, amanti dello sport, eccoci in redazione questa sera in due, il sottoscritto è affiancato da Alessandro Bugelli, che conoscete, stante l'assenza di Gabriele Michi, ed eccoci arrivati a parliamone, alle nostre discussioni in studio a voce alta, rispetto soprattutto a voi che ci inviate le mail, questa sera ce n'è una interessante, e ad altri argomenti di nostra precisa scelta. Iniziamo subito a dare la risposta a Silvia, che ci scrive da Massa e Cozzile e che riprende un argomento del quale avevamo già parlato nelle precedenti puntate, ovvero, cara redazione, i rally sono gare con sempre meno auto e le ultime spesso passano in trasferimento sulle prove speciali.
Noi, e fra noi dico chi come me fa parte del pubblico, a volte si aspetta per nulla, per il nulla, per niente. Non è possibile, secondo voi, intervenire sui regolamenti e tornare un po' all'antico, quando una volta dato il via le vetture dovevano e cercavano di raggiungere con ogni mezzi l'arrivo? E qui è più di che una risposta, però secondo me è anche lecita, perché no, no, è se la gli giusta... spettatori cominciano a essere spazientiti... Ma più che gli spettatori, anche, coloro, soprattutto coloro che non riescono a prendere il via nelle varie prove speciali, partendo da un certo numero di gare. Infatti, soprattutto se uno fa un incidente, ostruisce la strada. Sì, ecco, però ora non riesco ad afferrare il concetto che sta dicendo la nostra ascoltatrice. La prima cosa che dice è che noi a volte si aspetta per niente. E sì. Poi dice, non è possibile intervenire sui regolamenti e tornare all'antico? Allora, il ritornare all'antico non riesco ad afferrare cosa voglia. Forse in mente lei, perché non dice un'età e noi non gliela chiediamo, magari anni fa. No, insomma, io anche 20 anni fa, quando iniziai a correre e oltre, cioè, più o meno erano le problematiche le stesse. Comunque, vabbè. Allora, i problemi dei relì non si trova mai un busillis, c'è un busillis. No, sai, il problema appunto dell'interruzione delle prove speciali, quello purtroppo è un qualcosa che non si può evitare, quindi modificare i regolamenti non so quanto si possa e dove si possa anche intervenire. Forse la cosa più bella era, anni fa si correvano molte più prove speciali. Quello di sicuro. Adesso invece per uno che magari fa 7-8 prove, sì, e poi alla fine poi ne fa tre... Poi sono corte, quindi infatti. Ecco. Allora, il problema bisognerebbe girarlo, problema, insomma, il quesito bisognerebbe girarlo poi a chi durante le gare ha il potere decisionale di interrompere definitivamente una prova oppure di farla riprendere. Però a volte ci sono problematiche oggettive come non è possibile rimuovere l'auto dal luogo dove ha avuto l'incidente. Esempio, all'ultimo Regello la macchina di Senigallesi ostruiva completamente la strada. Quindi ecco, in quel caso lì comporta il muovere il carro attrezzi, poi liberare la prova, far tornare il carro attrezzi fuori dalla prova, poi passare la prepista, ecco, eccetera. Dopo i tempi si allungano e magari si arriva anche a sforare quello fuori, che è il permesso dato dalla prefettura. Bene. E allora via tutti i trasferimenti, lo svolgimento delle gare. Ecco. Magari a volte si è assistito anche a delle prove speciali interrotte e in modo definitivo, appunto, che magari potevano essere riprese. Questo sta alla sensibilità della direzione di gara, eccetera eccetera. Ecco, magari si potrebbe fare un appello, ma questo, cioè, non è che il direttore di gara si diverte a non far riprendere la competizione, in effetti. È che ci sono delle difficoltà oggettive, come appunto anche ad esempio il non aver voluto far svolgere la prima prova speciale a Regello per motivi di sicurezza. Sì, certo. Io l'ho approvata come addetto ai lavori, anche come appassionato, come, mettiamolo anche come spettatore, io l'ho approvata questa decisione. È ovvio, a chi non del pubblico non sa quali sono i retroscena, quali sono le problematiche nel backstage della gara, e sarebbe bene ogni tanto anche noi giornalisti farli sapere queste problematiche, sì. Far capire realmente cosa accade dietro le quinte dello spettacolo che il pubblico va a vedere in prova. Ecco, secondo me la verità sta nel mezzo, nel senso che ecco, bisognerebbe cercare di fare il possibile di farle riprendere per quanto appunto possibile. Sai, a volte magari ci sono incidenti che le macchine lasciano olio sulla strada, anche lì ecco, c'è da intervenirci con il filler, insomma ripulire anche per motivi di sicurezza. Certo. Ecco. Ci sono tante problematiche, poi appunto a volte non si sa bene cosa è accaduto all'equipaggio, quindi cioè, ci sono anche dei momenti di buco, momenti di buio, dove nei quali la macchina organizzativa spesso può anche rischiare di andare in crisi, cosa che
più o meno non è che accada, anche perché abbiamo a che fare con direttori di gara sempre molto più preparati, bravi, coscienziosi, ecco, diciamo che esperienza, per cui ecco, ci vuole un po' di pazienza anche da parte dei, ecco, questa è la frase, è la frase giusta, perfetto, bravo, perché io leggevo nelle parole di Silvia da Massa e Cozzile e il fatto di noi che potevamo dargli la risposta, però posso capire che il pubblico, se magari è obbligato a stare in un determinato posto, eccetera, magari inizi anche a perdere la pazienza. Questa potrebbe essere io mi ricordo la cosa basilare. Quando andavo a vedere le prove speciali, quando ero ragazzetto, e a volte capitava di dice, ma non passa più nessuno, hanno interrotto la prova, non passa più nessuno. E allora cominciavamo a certo, hai dei gesti di stizza, dei momenti di stizza, di arrabbiatura, perché te vai a vedere le macchine da corsa, non è che devi andare a vedere il paesaggio. È così, è così. Silvia, speriamo di aver esaudito la tua richiesta. Noi non possiamo intervenire ovviamente e cercare di fare qualcosa, possiamo solo riferire che la maggior parte adesso della gente di cui tu fai parte, che è gli spettatori nei lì, gradirebbero che se vanno a vedere uno spettacolo questo non fosse ridotto, diciamo, ai minimi termini. Certo, è quello, questa è la cosa basilare. È quello che chiedono anche tutti i concorrenti, piloti, copiloti, insomma, per le cui, squadre. Spettacolo ovvio. Da una parte, ma anche agonismo dall'altra. Certo. Bene, abbiamo concluso la risposta alla mail del nostro telespettatore e passiamo al Nido dell'Aquila, gara che si è conclusa lo scorso weekend dalle propaggi del Monte Pennino e un'altra prova, terz'ultima gara del campionato italiano Rally Terra, dove insomma c'è stata una bella lotta, c'è sì. stata un sì. poco numero di partecipanti perché le macchine erano poche, però diciamo di qualità. Assolutamente sì, guarda, a dispetto appunto di quello che è stato il plateau degli iscritti, veramente risicato purtroppo, ma quello per i vari motivi che abbiamo spiegato anche la scorsa puntata. La gara, nonostante anche il maltempo che abbia dominato la scena praticamente per tutta la gara, è stata sicuramente avvincente, interessante, poi l'ha vinta Andrea Dalmazzini al photo finish sul giovane il boliviano Bulacia. Allora, diciamo che ha proseguito il trend positivo il campionato Rally Terra. Italiano Rally Terra, nel senso che propone dei giovani interessanti, perché Andrea Dalmazzini è giovane, Bulacia, anche se è trasparente, comunque ha 16 anni, sta per andare nei 17, sta invecchiando anche lui. È vero. Giacomo Costenaro è giovane. Marchioro, che si è ritirato purtroppo per problemi alla trasmissione, anche lui è un giovane. Daniele Ceccoli è il più vecchio, tra virgolette, è tanto che è Daniele Ceccoli, nel senso che è tanto che corre, sono almeno 20 anni che corre, però insomma non è un vecchio. Non è un anta. Quindi, a dispetto di quello che è magari un po' il ghetto, come io l'ho definito un po' il campionato Terra, ma lo è da anni la terra italiana, che è un po' ghettizzata, un po' tenuta come seconda battuta, forse anche dalla federazione, io dico. Però, ecco, sta esprimendo un plateau di giovani interessante. E lo si è visto appunto in questo frangente dove Dalmazzini, pur partendo per primo in una strada scivolosissima, ha saputo interpretare bene le scelte di gomme, ha saputo interpretare poi proprio anche le insidie stesse di entrambe le prove speciali, perché se il Monte Pennino, il Nido dell'Aquila, è praticamente tutta in salita, l'altra era molto più tecnica, molto salite, discese, molto veloce, eccetera eccetera. E ecco, ha saputo sfruttare al meglio la situazione e ha un po' allungato la classifica, che comunque non è al sicuro per nessuno, perché pur Ceccoli e Marchioro, che si sono ritirati entrambi per motivi tecnici, Ceccoli gli si è ammutolita la macchina all'ultimo parco assistenza prima delle ultime due prove speciali e non è potuto ripartire. Ecco, diciamo che il Rally Costa Smeralda dovrà dire molto per quanto riguarda la classifica, perché ci si possono rimettere sotto anche altri che mancavano, tipo Gigi Ricci, tipo Manfrinato, che sono sempre persone che da alta classifica. Quindi diciamo che si può rimescolare tutto quello che è
ci sono ancora podio, tanti punti in gioco, il podio provvisorio, cui... poi dopo si andrà alla Val d'Orcia. Insomma, secondo me ci sarà un rush finale piuttosto interessante. E Patello. Sì, assolutamente. E Patello. E come spesso succede, in Toscana partono la maggior parte di tutti, anzi partono tutti i campionati, il Ciocco, l'Elba nel VRC e anche lo stesso il Liburna per la Terra, e poi il Liburna chiuderà con il Val d'Orcia, sempre qua da noi. Dunque, Nido dell'Aquila ne abbiamo parlato, e adesso è anche questo fine settimana, è anche la settimana dove ritornano i protagonisti del campionato italiano rally, il cosiddetto acronimo CIR, e saranno di scena a Roma, il rally di Roma Capitale, che avrà anche validità per il campionato europeo. Sono stati pubblicati in questi giorni gli elenchi iscritti, non sono moltissimi, però insomma di qualità. Ma sì, allora, il CIR, perché poi sono tre gare distinte, sono il campionato europeo, il campionato italiano e il rally di Pico, che è valido per il regionale. Infatti. Allora, i numeri del CIR sono più o meno quelli di sempre, il trend oramai è legato, consolidato, a quello. È quello, e più di là non ci si va, anche perché poi sono due tappe, insomma ci sono diverse variabili che sono da considerare. Bello è il discorso del campionato europeo, ne hanno mi pare 37 di iscritti, con dei bei nomi e delle belle macchine, sicuramente complice anche un percorso che io definisco assai tecnico, molto bello, molto vero, sì, sì, selettivo. E secondo me, se andiamo a Roma a vedere questo rally, ci si divertirà assolutamente, anche perché... Oddio, si parla di Roma, a Roma ci sarà solo la Superprova speciale, sì, 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 quadrato, sì, e poi tutte dopo le tutto prove è nella si zona, nella zona di Fiuggi, la zona dintorni, sì, del Frusinate, eccetera, infatti, eccetera. Sicuramente sarà un bello spettacolo, perché il campionato italiano è in un momento topico, il campionato europeo comunque dovrà esprimere ancora diverse situazioni, diversi verdetti, e poi c'è comunque anche il Rally di Pico, che ho visto ha un buon elenco iscritti di ovviamente personaggi locali che potranno far divertire anche loro. Secondo me viene fuori una bella gara. Io francamente non vorrei essere l'organizzazione, perché è chiamata ad uno sforzo impressionante. Questo sì, però sai, così è un rally abbastanza giovane. Sì, perché... sì, guarda, io ci ho lavorato alle prime tre edizioni. Comunque l'organizzazione già dalla prima edizione aveva ben chiaro l'obiettivo, quello di crescere velocemente ed arrivare a un livello internazionale nel giro di poco tempo, e ce l'ha fatta. Questo è un bel segnale. Ora deve solo dimostrare, ecco, che ora deve consolidare, è pronta, quello, e consolidare. Ecco, consolidare quello che ha saputo fare nei tre anni precedenti. Poi sicuramente hanno avuto difficoltà, hanno avuto delle smussature che andrebbero riviste, delle situazioni che insomma sono migliorabili, ma quello tutto è perfettibile. Però attenzione, si sta parlando di Roma Capitale, sì, si sta parlando di una gara che ha un suo perché. E se sono arrivati 37 concorrenti dall'Europa, è perché il fascino di Roma è sempre il fascino di Roma. Poi si riparte dalla piazza della Bocca della Verità, dove si partiva alla prima edizione, dove ci partecipò anche Paolo Andreucci, tra l'altro. No, è una cosa oltretutto, ecco, parliamo un attimino di adesso di piloti, così tocchiamo. Andreucci è in testa, ha abbastanza, dovrebbe galleggiare tranquillamente, perché con il vantaggio che ha vorrebbe, hanno fatto la Peugeot Italia, ha anche emesso un comunicato dove gradirebbe uscire da Roma con la quasi sicurezza di avere il titolo in tasca, anche se c'è ancora il Due Valli che potrebbe, però sai, con il fatto che ogni tappa fa risultato e in più c'è il contentino che se vinci il rally hai una sommatoria di punti in più, sì. È un rally su asfalto, di solito la 200, la 208 T16 R5 di Paolo Andreucci è una macchina competitiva su asfalto, ben supportata
da un noto gommista italiano che non voglio dire, ma che in realtà tutti sanno che è Pirelli, così l'ho detto. E da sto punto di vista credo che ci sarà un bel po' da battagliare per Umberto Scandola e per il buon Simone Campedelli. Sì, allora sulla carta ovviamente Paolo è il favorito, però attenzione perché sono imprevedibili gli altri due. Scandola, se imbrocca la giornata con i bioritmi che sono tutti al loro posto, Simone comunque si sta togliendo pian piano di dosso quell'etichetta di terraiolo puro quale era stato identificato, e anche lui è imprevedibile, cioè insomma ci sarà da lottarsela anche lì. Io ho una mia idea, secondo me Simone non deve dimostrare più nulla perché è giovane, certo, rispetto a Paolo, però ha come primo tifoso, oltre che come partner, il titolare di questa Orange che lo spinge solo a vincere. Per lui non esiste il secondo posto. Sì, lo spinge solo a vincere, però... solo a vincere. Non so se è una politica esatta, ma credo che sia giusto però pensarla così. Perché effettivamente... Sì, però si rischia di mettergli anche troppa pressione addosso, Questo è vero. Sì, troppa pressione, insomma. Però la realtà è che, come diceva Enzo Ferrari, il secondo è il primo dei perdenti. Però magari a e volte... per chi ha così tanta passione... Arrivare sempre secondo, poi alla fine del campionato puoi anche essere primo in classifica. No, io ho visto quest'anno, visto che Simone ha vinto il ciocco, gara d'apertura, ed è stata una cosa eccezionale, per cui poi vabbè, ha fatto l'errore, se vogliamo, a Sanremo, quella è stata una cosa... Prima ronde notturna, dopo tanto tempo, una nota sentita male, sono volati fuori strada, per fortuna non si sono fatti nulla, però macchina a prendere, ragnare, da buttare, ed è stata una cosa basilare, e da lì poi la ripresa, perché... Quelli sono gli inconvenienti dell'andar forte, e per questo non c'è da stigmatizzare un pilota, anzi... No, semmai il problema è come fai ad andar forte... però stando attento a non fare danni, certo, perché la realtà è quella. Basta vedere Tanak nel mondiale quante scocche ha fatto. Però ora, adesso sembra che abbia azzeccato la... Sta capitalizzando tutto. Ovviamente, questo è uno sport per andare è così, forte, quando scatta il quid, che riesci magari a fare qualcosina in meno, ti rendi conto che magari... Quando sei a correre a piedi, se magari va più forte di quello che sono le tue possibilità, ti prende un crampo e ti fermi. Per chi come me è datato, si ricorda molto bene che il Drago, alias Sandro Munari, prima da azzeccare il primo arrivo, si ritirò per ben 12 volte. Ed era un passo fra essere riconfermato e essere lasciato a casa. Non è più uscito e credo che dopo per non so quanti rally ha sempre fatto risultato. Quindi quando scatta qualcosa... Certo. No, ma qualcosa, guarda, a Roma in questo caso, poi anche Verona dove è casa Scandola, comunque Roma, parliamo di Roma adesso perché ci siamo, sarà vincente, io sono convinto. Quello sì, almeno così Roma finalmente sarà... sulle bocche di tutti per un fatto sportivo e non per le solite diatribe che quotidianamente riempiono giornali, social, facciamole e tutto ad altre persone. Anzi, ora speriamo che il problema del maltempo che ha causato dei danni e delle difficoltà anche a Roma non crei difficoltà alla macchina organizzativa, perché insomma ci sono state delle difficoltà abbastanza forti, ecco, così. Tornando al discorso sportivo, poi non dimentichiamoci, non c'è soltanto Paolo Andreucci che sta lottando per il titolo, ma... anche nel trofeo Suzuki c'è il... No, il trofeo Suzuki non c'è, c'è il campionato italiano R1, il nostro amico Stefano Martinelli va giù per... Abitante di Barga si chiama? Barghigiano. va a Roma proprio per cercare di ipotecare il titolo R1, è in testa alla classifica già dalla prima prova del Ciocco dove vinse, poi dopo è andato sempre di strategia, sempre dentro le righe senza mai prendere rischi perché guardava all'obiettivo finale, intelligentemente, con tattica, con strategia, eccetera. Qui non dovrà lottare appunto con i colleghi delle Suzuki perché non c'è il trofeo Suzuki, dovrà lottarsela contro le Twingo R1, che, attenzione,
dall'inizio dell'anno sono molto molto cresciute e i piloti che le portano in gara sono dei piloti tosti. Belli tosti. Quindi non sarà una scena sarà facile. Sarà una scena facile, anche perché è un rally lungo, molto molto lungo questo, quindi dovrà essere attento a fare strategia, a non andare fuori delle righe, a preservare la meccanica della macchina, perché poi le R1 sono macchine praticamente di serie, sì, con gomme praticamente di serie. Ecco, ci sono queste quattro variabili che... Attento sul veloce, attento sul misto, ecco, eccetera. Secondo me, se ne esce indenne da questo rally di Roma, non è difficile vederlo con lo scudetto cucito sulla tuta, eh. Bene, ultima cosa di cui parliamo è che fra poco più di 10 giorni ci sarà il grandissimo appuntamento storico con il Rally dell'Elba. Bello, anche lì ci si aspetta una bella gara. Non tutti i giochi sono fatti. Una bella gara, sì, doppia validità italiano-europeo, dunque più o meno ci si potranno giocare diversi raggruppamenti nel campionato italiano e alcuni raggruppamenti anche nel campionato europeo. Inutile dire chi sarà il capo ufficio stampa, ce l'ho qui alla mia sinistra, quindi... Non facciamo pubblicità. No, però in ogni caso, vabbè, insomma, dai, quanti anni è che sei all'Elba? 7 anni, mi pare, sì. E poi insomma l'Elba è sempre bello, dai, diciamo, no, è sempre bello tornare. Poi è all'Elba. Prestigioso, è prestigioso. No, poi insomma fatto bene, tutta la macchina della Viaggi Livorno Sport si è messa in movimento. So che ci sono so che anche in questa occasione ci sono dei partner innovativi. Insomma, è bello vedere che ci credono, hanno degli obiettivi. Da quando io sono arrivato anche a lavorare con loro, dal 2009 o 2010, francamente non me lo ricordo perché, sai, la vecchiaia poi... ho visto la macchina organizzativa crescere esponenzialmente, cioè in modo rotondo, lineare, ma sempre in salita, sempre... Sì, hanno messo su un bel team, hanno messo su un sì, bel sì, team. Sì, è una squadra molto ben organizzata, molto ben incastrata, ognuno ha il suo ruolo, non va a ingerire nel ruolo degli altri. Io l'ho vista molto molto cresciuta sotto l'aspetto organizzativo proprio la Cilivorno Sport, anche comunque considerando che viene da esperienze importanti del passato, sì, poi sono certo. Tutte persone che sanno di quello che si parla e sanno come intervenire. Sicuramente sarà una bella gara anche questa, che credo abbia intorno a una novantina di iscritti, diversi in più rispetto al Rally del Friuli, la gara precedente, e quindi questo conferma il fascino del Rally. Bello. E chi dice Rally dice Elba, cioè io lo dico da sempre, è uno di quegli appuntamenti che, a parte tutto il fatto legato all'economia e al turismo e tutto quanto, però insomma è un fascino, uno se deve decidere di andare a fare una gara, io sono convinto che per primo, fra l'Elba e un altro scegliere sempre. Sì, poi l'Elba. Appunto il Rally Elba insieme ad poche altre gare come appunto il Rally di Sanremo, il Rally Piancavallo, sì, addirittura, il rally quattro regioni sono nel gota della mente sono tra le gare di rally più conosciute tra le italiane nel mondo. E vabbè, cari signori, anche Big Ben ha detto stop, abbiamo concluso questa nostra discussione a voce alta. La mancanza alla mia destra di Gabriele Michi non ci permette di parlare di gossip, ma una settimana di stop, e poi secondo me quando sarà con noi martedì lo vedrete nella nuova veste di intervistatore, e poi soprattutto che ci darà le ultime notiziole sussurrate su quello che saranno le attività di piloti e navigatori toscani. Anche perché c'è molto fermento per il città di Pistoia, eh? Quello è vero. Vi posso solo anticipare una cosa e lo dico a tutti perché mi è arrivata la conferma poco fa. Settimana prossima avremo in studio Simone Fagioli, perché 10 volte campione europeo, quindi una volta in più di Mauro Nesti, il suo mentore. È una cosa particolare, ci teneva, e soprattutto saremo i primi, la prima trasmissione dove Simone ci spiegherà che annata è stata e tutte le cose che l'hanno portato a raggiungere questo prestigioso traguardo.
Mi permetti aprire una parentesi di tutt'altra natura? Di sì, è vero, adesso tu devi fare giustamente una cosa, perché a livello di redazione anche, è una cosa un po' grigia. Brutta. Sì. Brutta. È mancato Paolo Paoli, era un commissario, un ufficiale di gara, spesso chi corre nei rally lo vedeva come addetto ai concorrenti. Dopo una breve malattia è mancato in questi giorni, e è una perdita grave, io credo, per quello che è il settore toscano, perché Paolo era anzitutto un grande appassionato, ma poi era una persona splendida, una persona che quando ci parlavi ti metteva serenità, ti metteva tranquillità, era una persona realmente eccezionale. Io poi ho avuto modo di interagirci anche per altri motivi extra sportivi, l'ho conosciuto a fondo negli ultimi 2 anni e devo dire, ecco, che quando è stato Gabriele ad avvertirmi che era mancato, perché Gabriele praticamente è cresciuto con Paolo Paoli. Vero. E la passione per l'automobilismo gliel'ha trasmessa sia a lui che a suo fratello, proprio Paolo. Abitavano nello stesso condominio. E quando me lo ha detto con un messaggio WhatsApp, è bene che non dica cosa ho detto. È bene che non sì, anche perché sono quei messaggi che uno non vorrebbe mai leggere, quindi... E... Vabbè. È stata una cosa veramente cruda, violenta, vabbè, veloce. Sì. Come spesso si dice, sono i migliori che se ne vanno, però... Noi ci associamo con tutte le nostre condoglianze come redazione, ovviamente, a questo triste periodo inerente alla famiglia di Paolo Paoli, alla moglie, alla figlia. Insomma, ragazzi, purtroppo la vita ogni tanto ci colpisce con queste tragiche notizie. Terminiamo così, con tono dimesso, questa puntata di Parliamone. Paolo, sarai sempre con noi, seguici anche da lassù, nel frattempo... Perché peraltro ci seguiva con molta attenzione e con molta gioia. Perfetto, e soprattutto ogni tanto ci dava anche dei bei commenti. Sì. Grazie a voi della vostra attenzione e alla prossima settimana, quando vi appunto con Simone Fagioli cercheremo di trasmettervi un qualcosina in più sul fantastico mondo della velocità in salita. Buona serata, grazie Ale. Grazie. E siamo addirittura d'arrivo, gentili amici, termina qui la 27esima puntata di Toscana TV Motori, l'appuntamento è con la 28esima, se possibile ancora più nutrita come sommario della presente, dunque non mancate, numero 28 di Toscana TV Motori, la passione ci unisce.